ragazzi, ciao ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi video specifico per bimbi, perché ho preso tute, principalmente tute, perché in quest'anno tra scuola e casa credo che Daphne sarà sempre in tuta. No, in realtà farò un ordine su Zara per vestiti un pochino più carini quando usciremo, ma vedremo più avanti poi. Comunque ho preso tutto della linea Cozy Cube. Allora, se siete nuovi e siete capitati in questo video per la prossima volta, non è la prima volta, scusate il gioco di parole, che ordino nella sezione Cozy Cube. Mi sono sempre trovata molto bene ed è una sezione quasi tutta al 100% cotone. Ci sono tutti capi molto molto comodi che io solitamente utilizzo per stare in casa o comunque per andare al parco, cose da battaglia che se anche si rovinano non piangete, ecco. Io ci tengo tantissimi vestiti di Daphne, quelli buoni per uscire. Ho praticamente la sezione per uscire, la sezione per stare in casa o per andare al parco, per rotolarsi senza mettergli dei limiti, ecco. Non mi piace tanto mettere limiti a Daphne, mi piace che esce, si sporca, i vestiti si lavano, però nel contempo mi dispiace che rovina i vestiti. Per questo ho diviso l'armadio e mi è di grandissimo aiuto. Poi io sono nata sotto il segno della Vergine, sono puntigliosa, precisa, pallosa e quindi queste cose se si rovinano non piango. Fatta questa lunga intro, partiamo con le tute. Vi faccio vedere la prima, che è la mia preferita in assoluto. Questa qui la trovate in tantissime colorazioni ed è unisex. Ne ho prese due, no, una unisex, me ne piaceva un'altra ma non c'era poi la taglia disponibile. A me non interessa molto maschio femmina delle varie sezioni, ma anche nei negozi non vi nego che quando vado da Primark ho bisogno tipo di una felpa basic, vado nella sezione maschietti e non me ne frega niente. Tante volte le ho preso dei pigiamini maschili perché mi piacevano quelli con la zip e non c'erano disponibili nel reparto femminile della sua taglia. Non me ne frega proprio perché per me non esiste maschio e femmina. Allora, eccola qui con la scritta Los Angeles, che poi tra l'altro è molto simile alle felpe che si trovano da H&M per noi adulti, e non mi nego che ne ho una molto molto simile nell'armadio grigia. Purtroppo non c'era la taglia sua in grigio, altrimenti gliel'avrei presa grigia volentieri. Non ho preso niente a Daphne di grigio quest'anno, non sono riuscita a trovare niente di grigio. Più che altro anche da Primark quando sono andata le cose grigie non erano nella sua taglia. Devo rimediare, anche perché al nido, ora è iniziato il nido, si sporca tantissimo. Cioè lei è quella che si sporca di più, credo, anche perché tipo quando dipingo non si vuole tenere la mantellina, quindi se la toglie, ho detto ragazzi lasciatela, l'importante è che si diverte, se si sporca non fa niente, la lavo a casa, cioè lavo tutto a casa. Per il discorso di prima, comunque la felpa è non felpata, quindi è cotone e è perfetta per noi che abbiamo riscaldamento a pavimento, quindi non la imbottisco troppo di roba, e anche al nido perché mi hanno detto che devo mettere una magliettina a manica lunga, il body, la magliettina in cotone proprio leggero a manica lunga e poi la felpina sempre in cotone, altrimenti felpa felpata e body, quindi le ho prese entrambi. Questo è il pezzo di sopra, il pezzo di sotto è semplicissimo e ho preso tutto, tutto in taglia 18-24 mesi. Nel mio caso mi sono sempre trovata bene a vedere i centimetri, questi sono 92 centimetri, però controllo sempre le recensioni e vi invito anche a voi a farlo, perché poi le mamme scrivono veste un pochino più grande, veste un pochino più piccolo e vi regolate, però io mi sono sempre trovata bene. Abbiamo l'elastico in vita, altra cosa, gli elastici di Shein sono veramente favolosi perché con tanti lavaggi non si allargano. Sotto abbiamo un altro elastico, cosa che mi piace, in modo tale che fa questo effetto un pochino più over. E io ho scelto questo verde per non rimanere sempre nei soliti colori, però l'avrei presa anche grigia, come vi ho detto già prima. Proseguiamo poi con quest'altra, con tutte le farfalle, troppo troppo dolce, farfalle pastello, così. E poi il pezzo di sotto è identico, ha sempre l'elastico in vita e sotto ha quest'altra tipologia di elastico. Se l'altro aveva praticamente questo elastico sotto, questo ha il righino in questo modo. Anche questa qua la trovate in diverse colorazioni, cambia praticamente lo sfondo, c'è tipo rosa, lilla, però secondo me con il panna queste farfalle risaltano tantissimo.
quindi molto 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 carina. E stesso discorso vale per la prossima, che ho preso sempre in panna, però è un panna giallo. Si percepisce dalla camera il colore differente? È un pochino più giallino, c'era anche quello bianco, ma bianco proprio ottico. È sempre lo stesso discorso, quindi cambia lo sfondo. C'era rosa, c'era lilla, c'era azzurrina, ma non c'era la taglia, molto bella anche azzurrina. Io comunque sotto nell'info box vi lascio sempre tutti i link, ve lo ricordo. E questa è identica, cioè i modelli sono tutti uguali, cambia soltanto la fantasia. Qui troviamo sia dei cuoricini pieni, sia dei cuoricini tipo con... si nota, tipo dei segnetti per farli in 3D. Vabbè, e sotto stesso identico pantalone. Questo qui, visto così rispetto a quelli di Primark, mi sembra giusto, cioè mi sembra proprio giusto come lunghezza. Quelli di Primark hanno una vestibilità leggermente più grande, vi parlo di poco, però sono un pochino più over. La prossima l'ho presa per il colore super sgargiante, questo rosa fluo. Non rende in camera, ragazze, ma è veramente un rosa acceso con la scritta baby e un cuoricino. Questa la trovate anche senza cuoricino nella sezione bimbi in diverse colorazioni più scure. Non ho preso una tuta scura tipo blu nero perché non so che come sta Daphne, però potrebbe essere comodissima per nascondere lo sporco. Quindi ci farò un pensierino. Questa sul retro non ha nessuna stampa, quindi soltanto nella parte sul davanti e sotto e così basic. Io non ve l'ho detto, ma sono tutte non felpate, quindi tutte in cotone internamente. L'ultima invece che vi faccio vedere è felpata ed è super trendy perché è leopardata con un gattino e un fiocchetto, dolcissima, e dentro è proprio bella pelusciosa, non so se rende. Sul retro è semplicissima, basic, e questa qua la vedo un pochino più grande rispetto alle altre nonostante la stessa taglia. Sotto invece il pantalone non è felpato e questa cosa la preferisco perché lo scorso anno ho preso un pantalone felpato ma era felpatissimo, cioè non lo so, era proprio la nicchia e ogni volta che glielo mettevo sudava dietro le ginocchia, povera, anche che non sta un attimo ferma. E sotto abbiamo proprio il pantalone tutto leopardato. Questa è tra le mie preferite, cioè la seconda mia preferita, vi prego, carinissima. E infine ho voluto testare un maglioncino. Allora, è la prima volta che prendo un maglioncino in questa sezione e lo scorso anno io con le tute ci ho fatto veramente tantissimi lavaggi e sono rimaste perfette e alcune stampe si sono un po' scolorite, però credetemi, ho fatto tantissimi lavaggi perché ogni giorno si sporcava puntualmente perché abbiamo iniziato con l'autosvezzamento, quindi stavo imparando un attimo a gestire il cibo. E il maglioncino, vi dico, visto così non mi fa impazzire sotto le mani e quindi vediamo, poi lo vedo molto largo, vediamo un attimo, poi nel corso del tempo vi aggiornerò come al solito. Nonostante la stessa taglia lo vedo più, vedete, in questa zona è proprio largo. Lo scorso anno ad esempio ho trovato tantissimi maglioncini carini da Primark e sono stati quelli che hanno avuto maggiore riuscita con tanti lavaggi, a differenza di H&M dove dopo un po' di lavaggi mi hanno iniziato a fare i pallini odiosi. E io ho anche la macchinetta per toglierli, però comunque si vede che poi il tessuto è un po' rovinato. Vabbè, però per andare al parco ci sta tutto. E con questo siamo giunti al termine del video. Come sempre, se non siete iscritti recuperate, attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Vi aspettiamo anche su Instagram e TikTok. Vi mandiamo un forte bacio e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi, bye bye!